Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per andare a fare una nuova recensione short con la con la collana che ho scoperto con questo volume, appunto, Le più grandi avventure, questo numero videogiochi. È il numero 15 e lo andremo a vedere tra pochissimo. Come dicevo, è il 15esimo volume di questa breve saga. In fondo troviamo appunto il numero successivo a questo, che è Le più grandi avventure esplorazioni. Questo numero è uscito il 20 ottobre del 2021, quindi è abbastanza recente, e il suo contenuto è appunto strettamente legato ai videogiochi. Le storie al suo interno le possiamo trovare sia all'indice che sul retro della copertina: Paperino e Videogames, Paperino e il pianeta impossibile, Paperino e il tempio delle perecotte, che era una storia che avevo già letto tra le altre e è esilarante, Paperino e il simulatore simulato, Topolino e i giochi stellari, Zio Paperone e i viaggi computerizzati. È un volume abbastanza ricco, in quanto le tavole iniziano da pagina 7 e terminano a pagina 192, quindi abbiamo ben 85 tavole di contenuto, di storie, di disegni. Nello specifico le storie, appunto, sono state scritte: Paperino e Videogames di Topolino 2121 del 23 luglio del 96, Paperino e il pianeta impossibile di Topolino 2033 del 15 novembre del 94, Paperino e il tempio delle perecotte, che io avevo già letto in un'altra raccolta, è del Topolino 1845 del 7 aprile del 91, Paperino il simulatore simulato è del Topolino 2136 del 5 novembre del 96, Topolino i giochi stellari del 1797, il numero chiaramente, e del 6 maggio del 1990, ed infine Zio Paperone i viaggi computerizzati, Topolino 1485, maggio, 13 maggio dell'84. Le storie sono molto valide, lo stile è un po' retro, perché sono tutte storie che appunto risalgono circa agli anni 90, ed è una gran bella raccolta, se devo dire. Un po' mi dispiace perché questa collana, Le più grandi avventure, sembra essere un po' un sostitutivo a Le più belle storie, che ora vi mostro e che avevo, anzi in realtà non vi mostro perché c'è già un video sul canale, è tra l'altro uno dei primi video che ho mai fatto sul canale, appunto, una piccola parte della collana, della grande collana delle migliori storie di, o Le più belle storie di, che appunto c'era fantasy, best friends, rock, comunque musica, e erano dei bei volumi cartonati, abbastanza grandi e pesanti, che racchiudevano un certo numero di storie. Da un certo punto di vista questo volume è meglio perché è più leggero, ha un costo sicuramente minore perché viene al costo di 5 euro, cosa che mi ero dimenticato di dire prima, e appunto è arrivato già al suo 15esimo volume. L'ho scoperto solamente con questo numero, ma sono abbastanza contento dell'acquisto, devo essere sincero. Potrei andare a sfogliare sul catalogo Panini se c'è qualcosa magari a tema, non lo so, fantasy o fantascienza, comunque qualche tema che mi interessa, e potrei portarvelo, quindi fatemi sapere se siete interessati alla review. Le storie al suo interno, come vi ho appunto elencato, sono tutte a tema videogiochi, hanno uno stile, un disegno abbastanza retro, come avevo appunto accennato. Gli interpreti sono, tra i vari troviamo Bruno Concini e Paolo Mottura, Rudy Salvagnini e Alberto Lavoradori, Aldo Costa e Corrado Mastantuono, Davide Catenacci e Andrea Freccero, Bruno Concina ancora una volta e Lino Gorlero, Gabriella Damianovic e Giorgio Cavazzano. Insomma, un grosso palinsesto di autori che hanno realizzato appunto queste, così, per esempio sono quelle dei viaggi computerizzati ad opera di Cavazzano, che hanno realizzato appunto una bella raccolta, devo dire. Sono contento dell'acquisto, al costo abbastanza contenuto di 5 euro posso consigliarlo all'acquisto, e forse non partire con il 15esimo, ma andrei un po' a sfogliare. Se però vi interessano le storie a tema videogiochi, potrebbe essere il fumetto che fa per voi, ad ogni modo. Lo consiglio e appunto mi auguro di riuscire magari a mettere le zampe sopra qualche altro volume, o anche solo un altro volume di questa collana, perché devo ammettere che mi ha incuriosito. Un numero interessante, appunto, che vi invito a dare un'occhiata. A cui invito a dare un'occhiata.
Bene ragazzi, questa recensione short, molto short, è conclusa. Grazie per averla vista fino alla fine. Come sempre vi ricordo, ogni giovedì dopo della settimana, più altri video durante la settimana come questo per tenerci compagnia. E come sempre, vi auguro una buona giornata o una buona serata.